Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo oggi parlando di cronaca. Andiamo a Popoli dove nelle ultime ore i carabinieri della locale compagnia coordinati dal tenente Tonino Marinucci hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari due giovani di 23 e 26 anni che devono rispondere del reato di usura. Vediamo il servizio. L'attività di indagine nasce proprio da un'attività informativa sul territorio per la tutela di aziende già in situazione di crisi. E proprio dal monitoraggio di queste aziende siamo giunti all'informazione della difficoltà economica di questo imprenditore. Proprio da lì, all'insaputa dell'imprenditore, ma anche per tutelarlo, abbiamo iniziato una serie di attività in via tradizionale, quindi con attività di informazioni, ma anche attività diciamo, finalizzate al quotidiano, a monitorare il quotidiano di questo imprenditore. Da quel momento poi abbiamo dato inizio alle attività tecniche vere e proprie, quindi con intercettazioni telefoniche che hanno permesso di svelare il quadro diciamo, di vessazioni e di usura a cui l'imprenditore era sottoposto in virtù della difficoltà della sua azienda. Stiamo continuando a monitorare il territorio e le sue aziende per verificare la presenza di situazioni similari. Sicuramente ci sono già delle ulteriori situazioni al vaglio. E ora ci spostiamo a Teramo perché questa mattina nella sala consiliare della provincia di Teramo si sono riuniti i sindaci dei 47 comuni teramani. Il presidente dell'ente Renzo Di Sabatino ha relazionato sul suo intervento di ieri a Roma a Montecitorio ed è stata confermata la marcia di protesta che si terrà a Roma e che è prevista per il prossimo 2 marzo. Tutti i particolari nel servizio di Tania Bonnici Castelli. È stato un intervento duro, circostanziato e parecchio determinato, quello che il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha pronunciato davanti alla Commissione Ambiente di Montecitorio. Parole appassionate che hanno tracciato i contorni della situazione attuale del territorio teramano, forse poco conosciuta dai parlamentari presenti, che ritraggono una terra gravemente ferita dai terremoti, maltempo e adesso da frane irrefrenabili. Abbiamo chiesto un adeguamento e un forte correttivo al decreto legge che è in via di conversione. Io ho fatto presente che risorse per il maltempo, risorse certe e risorse anche rapidi ci consentono di poter dare delle risposte alle nostre imprese, alle nostre attività produttive e quindi quello è un primo passo. Oltre a quello una serie di questioni lì particolarmente centrate sulla provincia perché la nostra audizione era come presidenti di provincia in quanto prima di me sono stati sentiti il sindaco di Teramo, il presidente della regione e così via. Però la chiarezza della nostra esposizione è stata ci dovete dare delle risposte che sono adeguate alle situazioni di emergenza che stiamo vivendo. Intanto i sindaci dei comuni teramani si ritrovano ancora una volta insieme e confermano la loro partecipazione all'iniziativa di protesta del 2 marzo che li porterà a marciare su Roma per chiedere ma soprattutto per ottenere sostegni immediati alla popolazione. Quando arriveranno queste risposte secondo lei? Allora io spero che da qui al 2 marzo intanto il decreto abbia una sostanziosa e corposa modifica e tenga conto del fatto che maltempo e terremoto di gennaio ce lo siamo beccati tutti in provincia di Teramo, in regione Abruzzo. E quindi una risposta anche attraverso delle ordinanze della protezione civile. Due, che il terremoto appunto tenga conto in particolare di questo e tre, che ci sia un riconoscimento particolare per la situazione particolare che abbiamo in favore dei privati, in favore dell'attività produttiva, in favore del commercio di questo territorio. Anche la regione Abruzzo sta muovendo i suoi passi. Il governatore D'Alfonso ha chiesto al premier Gentiloni la copertura finanziaria e legislativa per il cratere sismico e le aree colpite dal maltempo di gennaio scorso. La politica tutta in campo per raggiungere questo risultato. Noi abbiamo una grande responsabilità nel senso di fare un lavoro per far capire al Parlamento, visto che il governo non lo ha compreso, quello che è successo in Abruzzo, segnatamente ad agosto, ad ottobre, poi a gennaio, far capire che questo territorio è in una grandissima difficoltà materiale ma anche morale e psicologica.
Un altro territorio in difficoltà dopo il maltempo è quello dell'area Vestina in provincia di Pescara e proprio in queste aree interne c'è il rischio dello spopolamento, lo ha detto il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. L'area Vestina è contemporaneamente l'area sulla quale si è abbattuta non solo la tragedia di Rigopiano ma anche tutto il resto delle gravissime vicissitudini che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo e quindi è un'area che sta in una sofferenza terribile dal punto di vista del turismo ma anche da altri punti di vista e però contemporaneamente è un'area che ha delle potenzialità straordinarie. Qui sono concentrate alcune delle eccellenze d'Abruzzo, qui c'è Labrioni, qui ci sta Valentini, qui ci sono diciamo gli olivicoltori più importanti d'Abruzzo, qui c'è Marcello Spadoni della Bandiera, qui ci sta appunto, no? c'è la Cogestre, cioè siamo, qui c'è il Pecorino di Farindola. Abbiamo quindi una concentrazione di potenzialità enormi e contemporaneamente problemi giganteschi. Ne vale la pena di provare qui a, naturalmente, a costruire un prodotto che sia un prodotto di grande qualità e lanciarlo sui mercati. Per fare questo però ci vuole un po' di tempo. Intanto dobbiamo far sopravvivere le persone e soprattutto gli operatori turistici, i quali sono fondamentalmente piccoli operatori che si trovano in condizioni disperate e che hanno bisogno di un aiuto immediato per la propria sopravvivenza. Lo spopolamento delle zone interne dell'Abruzzo verso la costa o verso altre città e regioni italiane è un problema storico. Ha avuto negli ultimi due mesi un'accelerazione impressionante, mai vista. Io non so se in altre regioni sta succedendo, non credo. Quello che sta succedendo da noi in modo particolare, soprattutto nel Teramano, compresa la città di Teramo, ma in parte anche nell'Aquilano, compresa la città dell'Aquila e anche qui. Cioè la gente non già vivere in una zona di montagna è molto più costoso, complicato e difficile. E per di più in questa fragilità mostruosa nella quale si vive, col problema delle scuole, la gente va via, io sento che la gente sta mollando, anche psicologicamente, quindi se non interveniamo subito con misure urgenti e anche con una prospettiva però, io ho paura che dopo facciamo solo chiacchiere. Noi restiamo a Penne perché tra le conseguenze del maltempo che ha investito l'area Vestina ci sono problemi anche per gli studenti, in particolare per quelli dell'Istituto Marconi di Penne, dove sono costretti i ragazzi ai doppi turni. La dirigente scolastica Angela Pizzi parla delle conseguenze di questa situazione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Presidente Angela Pizzi, dopo le nevicate e il terremoto degli ultimi giorni, da oggi alla scuola Marconi si è iniziato con i doppi turni, ma le notizie non sono positive. Non possono essere positive perché comunque il doppio turno implica che lo studente sia fuori comunque buona parte della giornata e soprattutto deve rinunciare almeno nella settimana del turno pomeridiano alla propria vita sociale. Ora questa è una soluzione che sicuramente non può durare a lungo. Noi speriamo insomma, che da Roma, dallo Stato, dal Ministero presto facciano venire dei MUSP, quindi questi moduli ad uso scolastico provvisorio che potrebbero risolvere la situazione, sono gli unici ad oggi. Tra l'altro il problema veramente grave resta quello del trasporto. Oggi abbiamo saputo che alcuni ragazzi non sono riusciti ad arrivare a scuola in orario perché i mezzi non sono passati, quindi per noi è un ulteriore problema. Sappiamo che nei giorni scorsi si è avuta la visita di un referente del Ministro dell'Istruzione per la posizione dei MUSP, com'è andata, quale notizia avete di concreto? Allora, in realtà abbiamo scoperto proprio in quell'occasione che dal Ministero hanno dato delle disposizioni per cui tutti i problemi relativi alle situazioni di emergenza sono divisi in due grandi filoni. E purtroppo il filone che ha accolto la nostra richiesta d'aiuto non era quello sperato. Noi speravamo proprio che fosse quello per l'installazione di questi MUSP e invece il funzionario che è venuto, che tra l'altro è stato gentilissimo e che ringrazio, si è occupato del benessere dello studente, quindi del materiale che eventualmente abbiamo disperso durante il crollo. Dobbiamo ancora attendere, quindi siamo ancora in attesa di avere le risposte che speriamo, ci siamo in parte illusi. Intanto proprio in questi minuti si è concluso a Roma l'incontro del governatore della regione Luciano D'Alfonso con il premier Paolo Gentiloni proprio per affrontare le tematiche relative al maltempo che ha colpito la nostra regione anche alle scosse di terremoto dei mesi scorsi. Nel corso della seconda edizione del TG6 ovviamente vi relazioneremo su quanto accaduto proprio nell'incontro tra il premier Gentiloni e il presidente della regione. Ora cambiamo pagina, nel prossimo servizio con Francesca Romana Testi parliamo
parliamo del porto di Pescara, di un'importante tavola rotonda che si è tenuta questa mattina in Camera di Commercio per parlare proprio dello scalo portuale pescarese e di tutte le problematiche che lo riguardano. Quella del porto di Pescara è una battaglia che va avanti. Intanto l'autorità portuale è quella di Ancona e si attendeva quella di Civitavecchia. Oggi si continua a parlare di quella che può essere una soluzione per tutto l'indotto che gira e ruota attorno a Pescara. Noi saremo, l'ho detto già pubblicamente, più che controllori. Dipende da Ancona mantenere un equilibrio in questa mare centrale dell'Adriatico. Equilibrio che significa? Che ogni euro speso va ripartito tra la portualità delle Marche e la portualità dell'Abruzzo. Quello che ci preoccupa, e Ancona deve garantircelo, però devo dire che stanno lavorando in questo senso, è che se tu attrezzi un porto, per esempio Ancona, in modo competitivo, lo devi fare anche qui. Poi ce la giochiamo la competizione sul mercato e non rinunciamo alla nostra funzione trasversale, cioè di incrociare i traffici dall'est per portarli all'altra parte della sponda italiana, cioè sul Tirreno. È chiaro che a Pescara, quando si parla di porto, c'è un certo sconforto, è innegabile. C'è un'economia che negli anni si è completamente depotenziata, hanno chiuso diverse imprese, molta gente ha perso il suo posto di lavoro, da qui la necessità della Camera di Commercio, che rappresenta un po' la Camera di Commercio e la Casa delle Imprese, di rispingere ancora un'azione forte nei confronti delle istituzioni perché tutto ciò trovi la parola fine, ma tutto questo deve essere assolutamente di una rapidità assoluta perché, le ribadisco, ci stiamo invecchiando discutendo di un porto che di fatto ormai da 9-10 anni non cambia le proprie condizioni di fruibilità. Al centro del tavolo l'autorità portuale di Ancona, questo sarà una responsabilità verso l'Abruzzo o una collaborazione? Qual è il futuro? Siamo sei porti, saremo sei porti tutti insieme per fare una strategia molto forte e una banchina virtuale di 215 km che parte da Pesaro e arriva a Ortona. Per cui c'è una grande opportunità per tutti noi per far crescere l'economia, per lavorare in sinergia, per sfruttare ed esaltare tutte le peculiarità dei vari porti, ma soprattutto per creare le premesse per aumentare l'occupazione. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Confartigianato Abruzzo chiede alla Regione risposte certe, misure immediate per contrastare lo stato di crisi e in caso contrario è pronta a proclamare lo stato di agitazione del settore. Nei primi giorni dell'anno abbiamo avuto, direi, un incontro storico, oserei definire, perché praticamente tutte le associazioni di categoria unite assieme alle tre sigle sindacali, CGL, CISL e UIL, veramente per la prima volta nella storia, hanno portato all'attenzione dell'assessore Lolli 10 punti fondamentali per il rilancio della piccola e media impresa. E questi punti toccati sono chiaramente la bottega a scuola, i CAT, artigianato artistico, e soprattutto un punto fondamentale è l'accesso al credito. Chiaramente la piccola e media impresa è quella che ha difficoltà maggiore a dialogare con gli istituti di credito, ma soprattutto perché negli ultimi anni c'è stata una flessione di circa l'8% appunto di accesso al credito da parte delle imprese. Le imprese chiaramente stanno morendo e chiediamo alla Regione un sostegno in tal senso, assolutamente. Abbiamo di comune accordo appunto con l'assessore fissato questi punti e li abbiamo anche condivisi con lui, quindi questa volta ci sono state delle promesse ben precise che entro fine mese comunque si sbloccavano dei fondi e non possiamo assolutamente più attendere. Sono troppi anni che appunto facciamo dei tavoli, dialoghiamo, ma ora è arrivato il momento di fare qualcosa perché le imprese continuano a morire e non possiamo assolutamente più aspettare, quindi aspettiamo veramente solo veramente qualche giorno e poi ci sarà lo stato di agitazione di tutta la categoria. Noi restiamo a Pescara per parlare di condotte idriche perché a causa della rottura su una condotta idrica in via Andrea Doria sono in corso lavori da parte dell'ACA per riparare proprio la rottura. I lavori stanno iniziando in questi minuti, il tempo di approntare il materiale per l'apertura del cantiere comporteranno la chiusura della strada nel tratto che va dalla Capitaneria di Porto fino all'incrocio con via Bardet. L'ACA chiede pertanto alla cittadinanza e agli autori
automobilisti comprensione e pazienza per i disagi che certamente si creeranno e si invita a percorrere strade alternative al fine di evitare il tratto interessato dai lavori. Come stiamo vedendo dalle immagini che abbiamo girato questa mattina, in serata la riparazione dovrebbe essere completata a meno che il danno non si riveli più grave una volta individuato il problema. E cambiamo ancora pagina, parliamo di politica, ci spostiamo all'Aquila dove il partito della Rifondazione Comunista si prepara per le prossime elezioni comunali e cerca alleati per formare una coalizione di sinistra. Impossibile allearsi con il Partito Democratico di Renzi e D'Alfonso. Germano Dorazio. Rifondazione Comunista cerca alleati per le prossime elezioni comunali. Con il progetto Città Ribelle, ricalcato su altre esperienze italiane, come la città in comune, il partito della Rifondazione Comunista si appella a movimenti, partiti e cittadini, purché lontani dall'andamento del PD di Renzi. Anche all'Aquila abbiamo proposto, già fatto, più di una riunione per costruire un'alleanza di questo tipo che sappia dare respiro a un'alternativa possibile all'austerity europea e alle politiche di molte amministrazioni schiacciate dall'austerity europea rappresentate in Italia dal Partito Democratico. Noi auspichiamo di poter collaborare e allearci con le forze a noi vicino, territorio collettivo, sinistra italiana, appello per l'Aquila, per ricalcare l'esperienza di tante città, Napoli su tutte, dove De Magistris governa con la cosiddetta coalizione della città ribelle. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di altre forze centrosinistra, il PD, se il PD esce dal PD, come è stato detto in conferenza stampa, noi saremmo ben lieti di continuare un percorso amministrativo, però è chiaro che se il PD è il PD di Renzi e di D'Alfonso, per una forza di sinistra, al di là di Rifondazione, per una forza di sinistra diventa impraticabile quella strada per i temi classici sui quali ci siamo battuti. Ambiente, infrastrutture, ricostruzione delle frazioni, questione universitaria e questione morale saranno i temi che Rifondazione Comunista porterà nella campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco del capoluogo. Per quanto riguarda la figura di Trifoggi, come vi relazionerete con lui? Su questa vicenda della questione morale, Trifoggi è stato un punto di riferimento ed è stato intransigente come vice sindaco. Ci piacerebbe avere Trifoggi come interlocutore in questo calderone. Un'autobiografia intitolata Scuola di democrazia, la storia di Marco Pannella e delle sue battaglie politiche. Questo è il tema di un convegno che si terrà sabato 25 febbraio a Pescara all'Auditorium Petruzzi con la partecipazione di tanti storici amici del compianto leader radicale come Germano D'Aurelio che si presenterà in veste di moderatore d'eccezione. Vediamo. La presentazione di un libro che celebra la scuola di democrazia di Marco Pannella e in Duccio Germano D'Aurelio è il promotore di questa giornata e di questa presentazione. Una storia che abbraccia tutto l'Abruzzo. L'evento viene destinato a cosa? Il libro sarà presentato all'Auditorium Petruzzi, insomma sotto al Museo delle Genti d'Abruzzo, un punto centrale a Pescara, sabato 25 alle 15:30. Tantissimi ospiti importanti, a parte che ci sarà il collegamento con Radio Radicale, anche se la trasmissione sarà in differita. Io sarò un moderatore, un piccolo moderatore, insieme a me il direttore di Radio Radicale che è Alessio Falconio, abruzzese pure lui, e poi i big dal direttore del centro che è Primo Di Nicola. Poi c'è Franco Marini, già presidente del Senato, poi abbiamo il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, è prevista la presenza di Giovanni Legnini e poi i coautori di questo libro, Laura Hart e Matteo Angioli. Speriamo di dare un senso bello a un pomeriggio importante, definendo i contorni di un personaggio importante per la politica abruzzese, ma non solo per la politica abruzzese, ma per tutte le riforme, tutte le lotte con cui ha messo a repentaglio la sua stessa salute. I comici basano il loro lavoro proprio sull'analisi e lo studio della politica e dei personaggi della politica. Allora, Induccio, se dovesse trarre un tratto distintivo di Pannella, quale sarebbe? Qual è? Si è sempre raccomandato sul palco di essere finti, cioè con la complicità del pubblico di fare della finzione, del teatro, ma non falsi, perché quello che si dice sul palco a volte, molto spesso o sempre, è la pura verità. E ora parliamo di sanità, in particolare di termalismo. Termalismo al centro di un convegno dedicato agli innumerevoli benefici nei percorsi di guarigione e riabilitazione dei pazienti.
Si parla di termalismo inserendolo in un quadro della sanità per quanto riguarda la prevenzione, in molti casi anche la riabilitazione. L'Abruzzo in questo può vantare un centro importante come quello di Caramanico, oggi se ne discute e si guarda un quadro più ampio che è quello della prevenzione. Assolutamente sì, si tratta di rilanciare il grande tema del termalismo, di individuarne tutte le sue potenzialità e anche opportunità di sviluppo per quanto riguarda la nostra comunità regionale, perché si è in grado di mettere insieme un percorso assistenziale che parte dalla prevenzione e arriva alla riabilitazione, ma allo stesso tempo di poter cogliere gli aspetti naturalistici dei percorsi benessere che si aggiungono a quelli sanitari, che sono in esso connessi, che certamente non pesano quelli sul fondo sanitario, ma che possono dare un'opportunità di sviluppo anche turistico e territoriale alla nostra realtà. Di questo parleremo oggi, facendo un focus particolare attorno ai percorsi assistenziali che i percorsi termali e il termalismo possono garantire per una migliore qualità della vita. Ci sarà in qualche modo un sostegno verso questi percorsi? Beh, intanto il Fondo Sanitario già impiega per gli aspetti riabilitativi legati ai livelli essenziali di assistenza circa 3,2 milioni di euro in questa regione. È evidente che possiamo mettere in campo un vero e proprio gruppo di lavoro che con un tempo molto ristretto possono anche produrre uno studio significativo sulla riduzione dei costi assistenziali da un lato, quelli ospedalieri, per arrivare però evidentemente a un miglioramento della qualità della vita delle persone e degli assistiti. È chiaro che abbiamo bisogno, per poter arrivare a individuare formule di indirizzo politico e di politiche della salute più opportune possibili, anche che siano scientificamente validate, e da questo punto di vista il percorso dei clinici e questo gruppo di lavoro potrà dare ulteriore sostegno rispetto già a quello che già rappresenta il sistema del termalismo per i livelli essenziali di assistenza. Ora parliamo di solidarietà, di un'asta benefica dedicata ai piccoli pazienti dell'AGBE, l'associazione che da 20 anni si occupa di dare ospitalità gratuita e servizi a tutti i nuclei familiari che devono affrontare le terapie dei propri figli. Sabato 25 febbraio presso il Circolo a Ternino di Pescara una kermesse di artisti metterà a disposizione le proprie opere per una raccolta di fondi. Il titolo è Il cuore dell'arte, una mostra di sculture e quadri, e il ricavato andrà proprio all'associazione AGBE di Pescara. In questo caso c'è già un obiettivo, qual è? Fino a poco tempo fa avevamo soltanto 4 bambini giornalmente a day hospital. Adesso abbiamo la media di 20 bambini al giorno, quindi abbiamo bisogno di appartamenti, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Quindi ecco, come dicevo, questo sogno è realizzare ancora 3 appartamenti in modo da poter sostenere più adeguatamente tutte le famiglie. È il Comune di Pescara a partecipare a questa iniziativa di beneficenza, l'appuntamento è in uno dei luoghi simboli della città. Sì, il Circolo a Ternino in piazza Garibaldi per sabato 25 alle ore 17. Qui c'è un'iniziativa in cui c'è tanto cuore, il cuore del Comune, il cuore dell'AGBE, il cuore dei 32 artisti, pittori e scultori della nostra provincia che hanno donato ciascuno una loro opera che è in mostra al Circolo a Ternino e che può essere visionata in questi giorni. Adesso manca un cuore, il cuore speciale dei pescaresi, che devono venire, devono partecipare e devono fare delle offerte. Tutto il ricavato consentirà loro di portare a casa una bella opera, ma soprattutto di aiutare l'AGBE, perché tutto il ricavato andrà in beneficenza a questa associazione. Ospiti d'eccezione per un'asta di beneficenza, un grande amico dell'AGBE, chi ci sarà? Ci sarà, signore e signori, Ugo Petina Dragotti, eccolo qua. Signore e signori, Marco Papa. Siamo noi. I battitori liberi. Quindi che cosa facciamo in pratica? Alla fine ci dobbiamo voler bene per questo giorno. Dai, mettiamo il cuore oltre l'ostacolo, dai. Ecco, esatto. Va bene? 25 febbraio, venite tutti quanti. Non mancate ore 17, puntuali. E sarà un carnevale tutto dedicato ai bambini, quello che l'amministrazione comunale di Teramo ha organizzato per domenica 26 febbraio, un'intera giornata da trascorrere in piazza fra giochi, musica, attrazioni e sorprese. Tristezza bandita a Teramo, almeno per un giorno. Domenica 26 febbraio si farà festa in piazza per tutta la giornata, un carnevale dedicato soprattutto ai bambini, che potranno sbizzarrirsi tra giochi, animazioni e maschere. Le zone interessate saranno Piazza Martire e Corso San Giorgio. Ci sarà un parco gonfiabile già pronto dalla mattina, poi diciamo che la festa è vera e propria, inizia il pomeriggio, dalle 15 in poi. Avremo insomma trucca bimbi, avremo diverse attrazioni per i bambini, avremo un gruppo musicale che fa musica dei cartoni animati, questo fino alle 6, poi per non come dire
interferire con la messa. Nella messa si trasferirà, ci sarà un momento con un DJ che si svolgerà lungo Corso San Giorgio. Ci saranno tante sorprese per i bambini che parteciperanno al Carnevale di Teramo. Tra queste la possibilità di cavalcare un pony e quella di scoprire un carro pieno di magie. La vostra organizzazione che cosa offrirà ai bambini di Teramo? Allora, noi siamo un centro ippico e offriremo la possibilità di fare dei giri coi pony. Come anche quest'anno, come tutti gli altri anni, abbiamo portato i pony e anche un carro, un carretto, diciamo, in una biga dove i bambini si divertono a salirci. Ci sarà un solo carro, ma sarà bellissimo. Sì, noi contiamo veramente di realizzare una bella opera, siamo già al lavoro, grazie anche alla collaborazione dell'officina di Salini Gianni a Villa Vomano. Sarà un carro a tema e il suo nome sarà il Campo dei Miracoli di collodiana memoria. Un po' perché di miracoli avremmo proprio bisogno in questo periodo, un po' per esorcizzare tutto quanto di negativo ci è capitato. Vogliamo cercare di tornare alla normalità e tornare così anche tutti un po' bambini, cercando di riscoprire le meraviglie del carnevale, perché almeno a carnevale tutto vale, tutto si può fare. E apriamo la pagina dello sport e del calcio, in particolare con il Pescara che prosegue la preparazione in vista della gara di domenica prossima al Bentegodi contro il Chievo Verona. Gli assenti saranno quelli dell'ultima partita con il Genoa, ovvero Gilardino, Bebek e Campagnaro. Zeman dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha liquidato con un secco 5-0 il Genoa. Intanto sono tornati a disposizione del tecnico boemo anche Caprari e Biraghi, che in settimana si sono allenati con la nazionale di Gian Piero Ventura nel corso di uno stage organizzato per i giovani della Serie A. Intanto è stato anche designato l'arbitro per la prossima gara di campionato a Verona, Chievo Verona Pescara, sarà diretta dal signor Gavillucci di Latina. Noi andiamo ad ascoltare l'attaccante del Pescara, Alberto Cerri. Alberto, allora come sono questi gradoni di Zeman? sono pesanti, però si fanno, se speriamo che servino, sicuramente serviranno per domenica. Una grande vittoria e soprattutto un grande Cerri in campo dal primo minuto nel Pescara di Zeman. Sì, sono stato molto contento, ma come dico e ripeto per la squadra, soprattutto per la squadra, perché abbiamo affrontato mesi difficili e adesso che abbiamo ottenuto questa vittoria importante contro una squadra comunque in difficoltà ma forte, siamo molto contenti e ce la godiamo. Adesso però l'abbiamo archiviata e cerchiamo di dare il tutto per tutto con il Chievo. No, io cerco di dare il meglio a partire dagli allenamenti, poi la domenica ogni gara è un po' a sé, insomma non sono tutte uguali purtroppo, non sono tutte come domenica, sono tutte difficili, tutte diverse, ma cercheremo comunque di fare il massimo. Sono contento per me a livello personale perché sono riuscito a fare una discreta gara con tutta la squadra e siamo contenti per la vittoria. Hai saputo di giocare dall'inizio praticamente un'ora prima? Sì, alle 2:10 ha detto la formazione prima di scendere per il riscaldamento e niente, l'ho presa con grande energia perché è un'occasione che devo sfruttare al meglio e è andata bene, dai. Una persona che sa di calcio, che l'ha inventato, comunque è stato un grande, sono un giocatore di un'esperienza enorme, comunque fanno sempre, insomma, tanti anni che fanno sempre dei grandi campionati, insomma, per la società, e quindi sarà una partita difficilissima. Noi andremo là e cercheremo di portare a casa più punti possibili. E aria nuova, il caso di dire, anche a Teramo, con la vittoria nel recupero di ieri dei biancorossi che alla Bonolis hanno liquidato il Pordenone per 2-0. Soddisfazione in casa teramana, sia nella squadra, nello spogliatoio, ma anche fra i tifosi. Vediamo il servizio sulla gara di ieri di Andrea Costantini. Contro un avversario sulla carta scomodo e difficile, il Teramo ritrova il sorriso e quella vittoria che mancava dal 4 dicembre, il 20 novembre in casa. Con un gol per tempo il Diavolo supera il Pordenone, con una prova, specie nell'ultima ora, finalmente gagliarda, di tempra, pragmatica, come nello stile del suo neotecnico Ugo Lotti, che nel pre-gara mantiene la parola. Aveva detto che ci sarebbero stati cambiamenti, ma sorprende nella modalità, rispolverando la difesa a tre con Altobelli, Caidi e Speranza. Tandem d'attacco Barbuti-Sansovini. Nel Pordenone
Simone, restano in panchina Sucio e Berrettoni, c'è Pietri Biasi al fianco di Armà, Cattaneo alle loro spalle. La partita però è al cloroformio nella prima mezz'ora, ritmi a dir poco blandi, Teramo coi soliti limiti e Pordenone incapace di approfittarne. Tra uno sbadiglio e un altro si distinguono, per modo di dire, un destro docile di Amadio e sul ribaltamento di fronte un tiraccio di Cattaneo. Al 26esimo Ugolotti è costretto al cambio forzato, Baccolo si fa male e lascia il campo a Ilari e il cambio porta bene al Teramo, visto che al 36esimo Ilari va a prendersi un pallone in area friulana, gentile omaggio di Buratto che rimedia in calcio d'angolo, ma dal successivo corner il Teramo sblocca la situazione con Riccardo Barbuti che da posizione defilata controlla e conclude di forza, la sfera trova il pertugio giusto e infila Tomei. Per il centravanti prelevato dal Lumezzane è il primo gol in biancorosso. La rete infiamma d'un colpo la partita, al 40esimo Sansovini pesca Barbuti che incrocia debolmente, un minuto dopo a seguito di un fallo a centrocampo si accende una mischia furibonda, dal mucchio selvaggio Prontera di Bologna individua due elementi da sacrificare, uno per parte, Imparato nel Teramo e Ingegneri nel Pordenone, rosso per entrambi e le due squadre in 10 uomini, Burrai scala centrale, il Teramo invece si risistema a 4 in difesa. Ripresa, Teramo pericoloso col tiro di Carcalis deviato a fil di palo, ma al sesto tocca a Narciso fare gli straordinari sulla rasoiata di Armà, partito in posizione sospetta. Sansovini strappa applausi con una gran giocata al 14esimo, l'ultima della sua partita prima di lasciare il campo a Petrella. 24esimo di Palantonio serve da piazzato Speranza che schiaccia e la palla finisce di un soffio sopra la traversa. Pordenone all'assalto e Teramo di rimessa. E questo il tema della ripresa. La girata di Armà è deviata in angolo, poi il Teramo ha il match ball quando Petrella serve di Paolo Antonio che si fa murare da Tomei in uscita. Tedino gioca anche la carta Martignago che al 32esimo ha la palla del pari su servizio di Padovan. Narciso è ancora super e al 40esimo la buona sorte si ricorda del Teramo. Tomei respinge la botta di Tempesti ma Semenzato calibra male il retropassaggio e scavalca il suo portiere. Imbarazzante autogol che vale il raddoppio del Teramo che sa di liberazione e che evita sofferenze finali. Il diavolo è tornato, pronto alla battaglia salvezza. Quando uno parte dall'inizio costruisce una squadra con la sua mentalità, quando si subentra la classifica è questa, la classifica non è la classifica degli anni passati, la classifica oggi dice che prima di questa partita eravamo penultimi, che avevamo una partita da recuperare, che avevamo delle difficoltà, perché torno a ripetere, se ci sono stati tre cambi di allenatore vuol dire che qualche difficoltà c'è stata, di conseguenza loro sono stati bravi ragazzi perché si sono calati in questa mentalità, non so se prima, sicuramente l'hanno fatta anche prima, oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna, però la fortuna, torno a ripetere, bisogna andarla a cercare. Oggi quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento, il fatto che poi siamo caduti in una sorta un po' di provocazione, via dicendo tutto, però abbiamo dimostrato anche su qualsiasi situazione che ci siamo e questo deve essere l'atteggiamento, questa è la nostra classifica e questo è il campionato che dobbiamo fare, il bel gioco verrà probabilmente con il tempo, però in questo momento bisogna fare punti. È davvero tutto per la prima edizione del TG6, l'informazione torna alle ore 19 con la seconda edizione, grazie e buon proseguimento di giornata.